Coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino non ha pace. Ci sono delle segnalazioni assurde che vi dirò nel corso del video. Gli ultimi avvistamenti della coppia risalgono alla fine di giugno, quando hanno trascorso una vacanza in barca alle Isole Pontine. Successivamente sono circolate voci di una presunta crisi, fino a quando il 7 luglio scorso Stefano è stato avvistato senza l'anello al dito durante la presentazione dei palinsesti Rai. Allo stesso tempo, Belen ha smesso di indossare l'anello nuziale, come evidenziato dalle foto pubblicate su Instagram in quei giorni. Le segnalazioni provengono da una fonte vicina alla coppia che ha rivelato come la relazione tra la showgirl e l'imprenditore Elio Lorenzoni sia iniziata prima della fine della loro storia, con il conduttore napoletano. Ora, questa persona che conosce entrambi ha rivelato che Elio Lorenzoni teneva la mano alla showgirl argentina durante il compleanno di Ignazio Moser e sembra essere la causa della crisi. Secondo questa fonte, Stefano De Martino avrebbe scoperto il flirt tra Belen e Lorenzoni ed è andato su tutte le furie, mettendo bruscamente fine alla relazione con la showgirl, che era ricominciata dopo una lunga separazione. Non ci sono invece conferme riguardo alle ipotesi di un riavvicinamento tra Stefano De Martino e la sua ex Alessia Marcuzzi, avanzate dopo che i due sono stati visti insieme alla presentazione dei palinsesti Rai. In conclusione, tra teorie, ricostruzioni fantasiose e testimonianze più o meno credibili, si attende che siano i protagonisti di questa vicenda a fare chiarezza una volta per tutte. Grazie per aver guardato questo video. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Metti mi piace al video per sostenerci. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video.